di lui c'è Tonut. Rodriguez vuole andare dentro da Mitoglou. Il tiro preso dal giocatore greco che dimostra di accendersi in un attimo, non ha bisogno di riscatto. A Milano un facile contropiede, qui è il primo canestro della partita per Mitoglou che viene da un'ottima settimana. E Day, come nel primo quarto, gira qualche minuto da tre. Attacca benissimo Milano con le migliori spaziature possibili in attacco. Il taglio di Datome, già Datome, altro taglio. Serie di tagli che sta mettendo in difficoltà la difesa della Reyer, piuttosto statica su quel tipo di situazioni. E poi gran giocata di Mitoglou che batte l'uomo in per la Reyer. Intanto liberi in arrivo per Kostas Mitoglou. Giocatore cresciuto nel vivaio dell'Aris Salonico, ma soprattutto con il Pana che ha scritto la sua storia recente nelle ultime quattro stagioni. Tra l'altro Mitoglou ha avuto anche un'esperienza a Wake Forest nel college in America, dove è stato allenato da Dersel. Non è riuscito a costruire in questo inizio di secondo quarto, prova a tenere il confronto fisico. Mazzola letteralmente spostato da Mitoglou, l'impressione è che Mazzola debba difendere forte d'anticipo. Poi il palleggio di Rodriguez, 9 secondi per Datome che vuole andare dentro da Mitoglou, il tiro in allontanamento, il canestro del greco. Mitoglou che va tranquillo in post alto a ricevere. Venezia che trova anche il suo primo giocatore in doppia cifra, Victor Sanders, che forza la soluzione ma riesce a trovare il fondo della retina. Datome per Mitoglou che trova una facile soluzione. Quindi è stato preso come investimento anche per il futuro. Continuano a giocare a due Datome e Mitoglou e continua a trovare con estremo minuto di questa gara. Dimensione in... Se magari abbiamo visto che qui presente al forum oggi c'è anche Stone, vorrà cercare un apporto diverso magari della sua vecchia conoscenza. Mitoglou si fa un segnale ancora più chiaro al campionato, la differenza che c'è in questo momento tra le due superpotenze, Olimpia Milano e Virtus Bologna, e il resto della Serie A. Se Venezia, che per tanti addetti ai lavori viene considerata la terza forza del campionato, perde nettamente in casa con la Virtus e ne prende 30, almeno a vedere quello che sta succedendo oggi da Milano al Forum, insomma... Sicuramente il campionato di Coltà, non solo lui ma tutta la Reyer. Quello che c'è di diverso rispetto alle partite precedenti per quello che riguarda Venezia è che la percentuale di tiro da tre punti finora per una squadra è ovviamente a livello. Questa sera questa fondamentale invece ha dato delle soddisfazioni per quello che vale, comunque il 40% da tre è la percentuale migliore con la quale si è... E tiro libero in arrivo per Kostas Mitoglou. Va a segno il greco che